Il Soldano di Babilonia, tornata seconda, novella settima, il Soldano di Babilonia ne manda una sua figliola a marito al re del Gardo, la quale per diversi accidenti in spazio di 4 anni alle mani di 9 uomini perviene in diversi luoghi. Ultimamente restituita al padre per Pulcella, ne va al re del Gardo come prima faceva la moglie. Già è un tempo passato che di Babilonia fu un soldano, il quale ebbe nome Beminedab. Aveva costui una figliola chiamata Alatiel, la quale era la più bella femmina che si vedesse in quei tempi nel mondo. E al re del Gardo l'aveva per moglie data, e lei, con molti nobili e ricchi arnesi, fece su una nave montare, che al re mandandola la comandò a Dio. Alatiel, mia figlia, una bomba! Una bomba sexy! Questa è Alatiel, mia figlia. Secondo indagine a tappeto, lei è donna più bella di Medio Oriente, pronta per andare a sposa. Alatiel, svelati! Tuo papà ha pensato per te a buon e vecchio matrimonio combinato. Corre del Gardo, un tipo gentile, simpatico, buongiorno, buonasera, senza cipolla, come piace a me. Ma che palle, io non voglio sposarmi. Tu sei quasi pronta, tu sei donna emancipata grazie al femminismo babilonese. Ma prima di andare in sposa io devo ricordare te, vecchia filastrocca di corso prematrimoniale. Figliola, sei bella, ma questo non basta se tu non sai stare composta. Tua schiena ricurva le spalle del petto, formano quadro scorretto. Se invece stai dritta, sollevi lo sguardo e non fai quel sorriso beffardo, io credo potrai diventare donna da desiderare. Sputa la giunga, fai del sorriso, evita riso improvviso. Chi si alza a tavola prima si scusa, si mastica con bocca chiusa. Su uomini poi tu dovresti sapere che mai ce l'ha giù da vedere. Se largo sottil, se lungo pici, l'importante è che faccia cin cin. Cin cin. Cin cin. Donna babilonese è elegante. Donna babilonese non dice mai sì, non dice mai no. Donna babilonese non dice un cazzo. Lei si fa capire con gesti. Deve dire sì e fa così. Deve dire no e fa così. Adesso quindi Alatiel, prendi valigia, prendi dote, lì c'è nave che ti aspetta e vai fuori dal palazzo. Va bene padre, me ne vado, ma mi lasci andare da solo e non mi dai nemmeno 2 ancelle. Capo, 2 ancelle per favore. Va. Figliola, ecco le 2 ancelle. Padre, che schifo, se il sultano di Babilonia mi tiri fuori questi 2 come ancelle, sono 2 eunuchi e 21 male. Sarà tuo padre! Basta! Sarà vostro compito accompagnare mia figlia da suo marito e assisterla durante i suoi bisogni. Cioè? Lavarmi, vestirmi, pettinarmi e prepararmi la colazione. Fare compagno mentre caga! Principessa non caga! Quelle babilonesi, basta! Alla tieni, hai voluto ancelle, prendi ancelle, prendi lode, prendi valigia, lì c'è la nave che ti aspetta e vai fuori dal palazzo, raggiungi tuo marito! Subito, padre! Ma la nave si conduce da sola? Ci ho già pensato. Tu! Io? Sì! Sei mai stato al mare? No, io... Sai nuotare? No, non so... Perfetto, guardia marina! Salga sulla barca! Vada, vada, capitano! Prendi spalla! Oh, sì, ammiraglio, ammiraglio, in culo alla balena! Magari no, però... Un momento, scusami. Due marinai me li vuoi dare per questa nave? Dopo faccio la conduzione. Marinai, c'è! Capavoz, 2 marinai per favore! Eccoli! Te li do, ma solo perché sei re dei mari! E mi raccomando, capitano, finché la barca va, lasciala andare! Quando amore viene, il campanello suonerà! Quando l'amore viene...
spiegare bene! Il rosso verso il campo! Aggiustare la rotta! Sì, capitano! Reclami a bordo! Alla morte, imbecille! Capaci di tutto voi, eh? Diario di bordo. Salvati da porto di Babilonia con vero lavoro. Navigato 3 giorni, ombrezza incessante, principessa vomitante, e ciurma... Capitano! Scontro vento! Naturale. Previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Nessuno di noi indosserà un sombrero. Che la donna, velocissimamente correndo in una piaggia dell'isola di Maiolica, percosse e quivi stette. Per avventura da un suo luogo tornando passò quindi un gentile uomo, il cui nome era Pericon da Visalgo, uomo di fiera vista e robusto. Patron di me servo. È successo una cosa. Che cosa è successo? È naufragato una nave sulla nostra playa. Potrebbero esserci morti, feriti. Ma perché le navi naufragano sempre qui a Maiorca? Clandestino stenier. Perché non naufragano a Ibiza, donde che sta pieno de froci? Froci te trattano i pieni. Te riempiono del cocktail coloratissimi, ti danno le corone dei fiori. Perché sempre a chi a Maiorca? Ma patron, sulla nave potrebbero esserci donne, vecchi, bambini! Dobbiamo aiutare sta povera gente! Che cosa hai detto? Aiutare sta povera gente! No, prima! Dobbiamo! No, prima! Vecchi, bambini! Prima, patron! Donne! Ah, donne! Mujeres! Me gusta la mujer! Me gusta tu! Me gusta Mario! Basta! ¿Dónde está esta nave? A la playa. Y ahora vamos, vamos a la playa. Senti qua, patrón. ¡Fermo! Anusa. Scusa, patrón, ho mangiato la paella con toro. No, no! Senti! Odore di vento! Formosa! Calientissima vento! Stai svenuta! E toda bagnata! Servo, svegliala! Bellissima donna, come te chiami? No habla, no. Una mujer que no habla, el sueño de toda mi vida. Pericone, più di giorno in giorno accendendosi e veggendo che le sue lusinghe non gli valevano ed essendosi avveduto che alla donna piaceva il vino, con quello si avvisò di poterla pigliare e una sera ordinò con colui che a lei serviva in tavola che i vari vini mescolati le desse a bere. Vieni,
prova est il nectare degli dei che si chiama sangria. Cin, cin. Ed ella, che diciamo non si avvedeva, prese più che la sua onestà non sarebbe richiesta. E ora ven aquí. Maestro, toccame un flamenco. Di che ella ogni avversità dimenticando divenne lieta, e veggendo Pericone alla guisa di maionica ballare, essa alla maniera alessandrina ballò. Tiene poca inibizione grazie alla sangria, io ora me la ciavo. Come ci costa? Altro sapore! Dove sta mia mano? Mia mano la sta aspettando, ma in questo momento è un pochino occupato. Vado con chi? Con una donna. La più bellissima di tutto il mondo, hermano. Hermano? Come stas? Quanto tempo! Come stas? Muy bien! Me sono innamorato, hermano. Papà, è la ventesima volta? Ventitresima! Taci, servo, fattati! No, hermano, tu non puoi comprendere. È una mujer che non tiene pari al mondo. E come si chiama? Lo sé. Lo sabe? No, essa non habla. No habla tu idioma, spero. Sì, 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 no habla español, no me scopo una muta. Ma contigo per il cono, sai. E come si sta mucando? Ah, es una donna bellissima. Tienes los ojos grande e scuro come il mare de noche. E la sua pelle, hermano, la sua pelle è striscia e morbida come la pelle di un camone. E le sue pere, hermano, le sue pere sembrano disegnate nella sabbia con una spada. Dio de puta! Non si dice así, non parlare male di mamma. Pericone mio, tu eres sempre stato un grande amatore. Ma con le spade, hermano, tu eres sempre una pippa. Bellissima donna. Vieni, vieni conmigo a Clarencia. Ti tratterò come una vera regina, vieni! Una nave, chi? Segui nella cabina del capitano e mostrerò cose che mio fratello Pericone se sognava soltanto. Tu... Cincin? Ma prego, Cincin, perché no? Fammi strada! Mollare gli ormeggi! Vamos, andate, rapidi, rapidi! Interno di rendimento della puzza è molto 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 alto, anche secondo me, bravissimo, giù di quella lì come due smeraldi incastrati in un diamante, anche secondo me, e qui sulle gambe lisce e dormiente come una statua d'avorio, anche secondo me. Sì, quella è un'idea tua, ce l'hai. Eh sì, oh Cesare, secondo me quella bella puzzella lì vale un bel po' di palanca. Ma Gigio, cosa dici? Una così è meglio tenersela che venderla. Facciamo così. Prendiamo quel papà di un ispanico, lo impacchettiamo con una cassetta di zenzero, lo buttiamo nel mare. Una cassetta di zenzero in mare? Con quel che costa? Gigio, stupido, era solo un esempio. C'è malato. Non fare cacciate, Gigio, come tuo sorso. Marato! Marato, mis amigos, se è tornato innamorato. Morato, ci si domandava se avessi cazzato la randa. Come? Sì, insomma, se avessi stoccato la merce in magazzino. Se te la fossi fatta a bruo o a poppa. Ah, cincin. Ma sì, molte volte sapete se il calore di Spagna che mi scorre nelle vene. Si vede dal colorito.
Camarata, lo sai che è vietato fumare sulla nostra nave? Il perché? Siamo su una cosa completamente fatta di legno, lo sai com'è? Amico, sto per romperete lo scofone e sporo un sigarillo, su. Il fumo uccide, isparito! Puta madre! Finalmente quella sbiacchera è mia! Ma Gigio, c'è il magazzino che è un disastro da un mese. No, cioè se toccava a te mettere a posto il magazzino questa settimana. Ma c'è la vela che tutta un buco da quattro stagioni! Ma non ti ho toccato io a freccette, oh Cese! Ciegio, non continuare, sennò dobbiamo risolverla come quando eravamo bambini. Con i coltelli! Anche secondo me! Ma non hai un'opinione tua neanche sui coltelli, sì? Anche secondo me! Chiarenza in Romania, che sarebbe la Grecia, quindi arrivata a Chiarenza, la nave, e inizierà poi una seconda parte del viaggio che è un po' più complessa, perché da questi signori più o meno, diciamo, semplici, gentiluomini, artigiani, mercanti, viaggiatori, lei, presa per nave e ricominciando a andare verso Oriente, quindi verso le terre alle quali vuole approdare, verso il padre, portata però in questa maniera così aggressiva, violenta, sbarca con questo ferito a morte nel porto di Chiarenza. Il principe di Morea, che vive a Chiarenza, la Morea è il territorio della Grecia dove c'è Chiarenza, si innamorerà di lei, ma questo lo vedremo in seconda parte, dove si innamoreranno di lei personaggi della politica, re, principi, baroni e quant'altro. Ma il racconto fatto fino ad ora potrebbe suggerire il fatto che Boccaccio abbia della donna una visione, diciamo, minima, cioè oggetto di seduzione, soggetto al massimo di viaggi erotici sulla base della propria capacità seduttiva, e degli uomini questa loro foia, questa loro anche intelligente arte della guerra e del furto, del sesso, dell'amore e della ricchezza. In realtà no, in tutti i Decamerone le figure centrali sono le donne, non soltanto perché vittime di aggressioni sessuali oppure perché il mito erotico così scellerato, ma perché sono le più intelligenti, sono quelle che armano le trame. Gli uomini fanno sempre figura un po' degli sciocchi, dei raggirati, degli offuscati dalla loro foia oppure dalla loro cupidigia o dal loro narcisismo. Un esempio tra tutti, che forse è più chiaro per raccontarci chi erano queste donne che Boccaccio metteva come emblemi del suo Decamerone, è Madonna Filippa. Siamo nelle ultime giornate, le giornate nelle quali una situazione critica viene risolta da una buona battuta. È buona la battuta di Madonna Filippa, talmente buona che io propongo di fare un monumento a Madonna Filippa a Prato, di cui è originaria Madonna Filippa, ma anche perché no, a Bolzano. Brevemente la storia, che poi diventa una canzone, mi è capitato di trasformarla in canzone, questa è, diciamo, la storia, la inseriamo perché c'entra con questo erotismo, no, di Aladiero, l'orizzonte erotico femminile. Madonna Filippa è una giovane di Prato, 17-18 anni, si sposavano giovanissimi allora, ha sposato un certo signor Rinaldo, ma non lo amava più di tanto, evidentemente, perché amava invece, come erano fatti i matrimoni allora, un po' casuali.
casuali per sostenere le famiglie. Amava invece Lazzarino Guazzagliotti, che non era certo un nobile, dal nome lo si capisce. Lazzarino Guazzagliotti è il suo grande amore e Rinaldo li scopre in flagrante o flagrante, a seconda di che si voglia, tradimento. Va bene. Ora c'era però una legge a Prato che voleva che le donne colte in flagrante tradimento venissero bruciate nella pubblica piazza. E Rinaldo, incontrandola, vedendola con questo amante, decide di denunciarla al podestà, quindi di condannarla a questo esemplare giudizio capitale. Lazzarino fugge, a lei viene consigliato di fuggire, ma non vuole fuggire. E quando si presenta in giudizio davanti a tutta Prato, come se fosse oggi in questa platea di Bolzano, il giudice che la vede arrivare, il podestà, la vede fiera, giovane, bella, innamorata, e dice Boccaccio ebbe riguardo per la sua giovinezza e si pregiò di spiegarle esattamente i rischi ai quali andava incontro. Disse: signora Madonna Filippa, voi sapete che si tratta, sì, dice lei, è un processo e una donna colta in tradimento flagrante viene bruciata, benissimo, lo so, dice lei. Ecco, però noi non è che possiamo bruciare chiunque sull'accusa del marito, ci vogliono almeno due testimoni, se ci basassimo solo sull'accusa del marito sarebbe un incendio ovunque, probabilmente. In questo caso ci vogliono due almeno. Il signor Lazzarino Guazzagliotti è fuggito, se n'è andato, quindi c'è soltanto lei. Allora in questo caso, se lei dice a mia domanda che era lì presente, vuol dire che la bruciamo. Se invece lei dice di no, anche se fosse stata presente, non possiamo più bruciarla. Ha capito bene quello che le domanderò? Dice, sì, ho capito. Allora, lei c'era o non c'era quella famosa notte con Lazzarino Guazzagliotti? Lei risponde sì. Brusino, sa come sfocire così giovane per Lazzarino, ma che storia è questa, via. Allora dice sì, però devo dire due cose. Dica. La prima è che una legge per essere rispettata va condivisa e a me non risulta che nessuno mi abbia mai chiesto se ero d'accordo con questo tipo di legge, né a me né a nessuna donna che io sappia, prima, che per quei tempi mi sembra una coscienza del diritto molto forte. Secondo, domandate a mio marito Rinaldo se gli ho fatto mai mancare qualcosa in materia sessuale. Rinaldo dice no, assolutamente, anche perché c'ha tutti i suoi amici in sala. E lei risponde testualmente: e allora, se gli ha di me preso quel che gli bisognava, che debbo fare io di quello che mi avanza? La ricchezza. Dice, dite se ai cani lo dovrò gittare. Non sarà meglio speso a darne in abbondanza a un gentiluomo molto innamorato che di doverlo perdere o guastare. Questo grande insegnamento, che ancora oggi è fruttifero, fa sì che il pubblico di Prato si alzò tutto quanto, ci fu un applauso, dice Boccaccio a scena aperta, faceva una specie di ola, cambiarono addirittura lo statuto, la portarono in trionfo a casa e lei alla sua casa ritornò gloriosa. Propongo un applauso per Madonna Filippa. Dell'abbondanza che è anche in Alatier, che è in tutte le figure femminili di Boccaccio. Noi abbiamo pensato di raccontarla sotto forma di canzone, però non solo come sotto forma di canzone, naturalmente teatralizzata. Per questo abbiamo pensato all'uso della maschera, che come sapete annulla il volto, ma dà risalto alla postura, all'idea del figurante come statua. Le sacre rappresentazioni stanno alle spalle di questa ricerca che abbiamo fatto, dell'antica idea, soprattutto della maschera, l'idea della maschera come elemento neutro. E io non ho seguito questa cosa perché nel seminario che abbiamo fatto, la cosa la facevano in Val Gardena con un grande maestro latino di maschera, qui non ricordo il nome. Però i nostri ragazzi hanno quindi, per la prima volta le vedi anche io, mi sono anche un po' emozionato, fanno vedere il loro lavoro sulle maschere. Ecco, vediamo. Che non è esattamente quello che ci serviva. Abbiamo parlato di maschera come elemento neutro. Sì, sono maschere nel senso corrente del linguaggio. La maschera che intendevamo è la maschera che annulla i tratti, non li caratterizza, e il corpo. No, adesso la puntate via, non si va da lì. Basta, ma chi era questo maestro? Pronti? Vabbè. Giornata sesta, novella settima. Madonna Filippa, dal marito con un suo amante trovata, chiamata in giudizio con una pronta e piacevole risposta, libera e fa lo statuto modificare.
c'era in terra di Prato uno statuto che comandava di bruciare la donna adulterina. E Madonna Filippa fu trovata in braccio a Lazzarino con Zagliotti una mattina. Rinaldo suo marito che la vide pensò ad andargli addosso dall'istante e metterli a morte, ma dubitando di poterlo fare risolse di volerla denunciare all'alta corte. La donna che era bella di gran cuore ancora consigliata di fuggire se nonostante dispose di volere comparire piuttosto che facendo rinnegare il proprio amante. Il podestà quando la vide entrare, vedendola bellissima e di molto belle maniere, ebbe riguardo della giovinezza e pose i termini della questione in modo chiaro. Madonna, voi vedete quel Rinaldo che vuole che di morte vi punisca per quell'offesa, ma questa cade solo se giurando vi dichiarate rea di quella colpa di cui vi accusa. Perciò badate bene a quel che dite, è vero o falso questo tradimento dell'altra sera? La donna senza punto sbigottire con voce assai piacevole rispose: messere è vero. Ma come io son certa che sapete, soltanto se una legge condivisa va rispettata. La qualcosa di questa non avviene, perché contro le donne tapinelle è calcolata. Chi a differenza degli uomini tutti ne potrebbero a molti soddisfare naturalmente. Ed oltretutto a quel che mi risulta, nessuna donna mai fu consultata sull'argomento. Ma adesso domandate a mio marito se senza mai negarmi gli concessi me stessa intera. Al che Rinaldo presto gli rispose che sempre si era ben accomodata ai suoi piaceri. Adunque, disse allora la ragazza, sia sempre di me preso, perché gli è bisognato che debbo fare di quel che mi avanza. Ditesi ai cani, ditesi ai cani, lo dovrò gittare. Non sarà meglio speso a darne in abbondanza a un gentiluomo molto innamorato che di lasciarlo, perdere o guastare. Applausi a scena aperta del popolo un minuto, gridarono la donna aveva ragione, per cui da quella volta cambiarono lo statuto e dopo non bruciava più nessuno. Rinaldo, suo marito, rimase sconcertato di questa così strana e mattinosa, e lei era lieta, quasi risuscitata. Alla sua casa ne tornò gloriosa. Toccherà un tasto dolente, allora per cui si vede che Boccaccio ne ha preso atto, che questo Eros, che questo modo di porsi permettesse di fare carriera in politica, di ascendere dentro la politica, come se il mondo politico si interessasse di questo tipo di politica, cosa che oggi non succede più, ma che allora succedeva. E quindi abbiamo una progressione dal prenze di Morea, che è il principe di Morea, città di Clarenza, scusi, abbiamo sentito anche in tedesco la Tiso Porto di Clarenza, al duca di Atene che governa tutta la Grecia, al principe figlio addirittura dell'imperatore, il principe Costanzo con suo fratello Manovello, mai capito che fosse Manovello che Costanzo, finché questa storia crea addirittura delle guerre, ecco, è la fan fatale, è Elena che sta dietro, il personaggio di Alatiera, si creano guerre per questa bellezza. E quindi le guerre, omicidi, fughe, finché lei finirà a casa di un principe turco per entrare poi nel che morirà a sua volta, in un'ulteriore storia. Notare che si sposta sempre più a est, sempre più verso casa sua, ma se qualcuno si fosse scordato quello di cui stiamo parlando, prendo la chitarra e lo riassumo. Thank you.
c'è la storia della favolosa Alatiella, figlia del sultano, che la spedì per mare a farsi sposa al re del Garbo in un porto lontano. Ma naufragò la bella saracina in mezzo a gente di lingua cristiana ed in difesa si trovò da sola, senza poter scambiare una parola. Fu Pericone, rude cavaliere, che la raccolse nuda e disperata, la rivestì poi le versò da bere e lei capì dove era capitata. Così mise da parte la paura per cavalcare la propria sventura, finché scoprì, provandole piacere, con quale corno cozza un cavaliere. È la bellezza un dono sventurato che sempre porta invidia e gelosia, ecco malato perfido cognato che inventa un piano per portarla via. E mentre dorme uccide suo fratello e la rapisce ancora sanguinante e la conduce al porto in un vascello e dà le vele al vento di Levante. Alatiella piange il suo destino mentre la nave vola in alto mare e già la parlava il perfido assassino, ma i marinai lo stavano a guardare. Erano due fratelli genovesi e bastò un cenno per fare l'intesa e l'assassino ancora insanguinato in mare aperto fu scaraventato. Ma le sciagure portano sciagure, nacque una rissa tra quei due fratelli su chi per primo la dovesse avere e si affrontarono con i coltelli. Quando a Chiarenza giunsero nel porto, uno ferito a morte e l'altro morto, e appena scesa circolò la cosa d'una straniera bella e misteriosa. Entrino gli araldi. Sai di chi è? È suo! Bravo! Le navi
navi che vi approdano trasportano oro, pietre preziose, cavalli, smeraldi, spezie, uccelli rari. E sono tutti miei. Beh, non tutti. Giuria, se non lo smetti ti faccio rinchiudere nelle segrete. Sì, mio prete, rinchiudiamoci insieme. Facciamo che io sono una donna sabina e tu sei re di Roma che mi conquista va via. Giuria! Mi ha imbizzarito Fiorenzo. Torna. Dunque, mia signora, non mi degni di alcuna risposta. Sembra una sveglia. Magari non capisce la nostra lingua. Scommetto che se le fa dondolare una carota davanti alla faccia, la segue ovunque. Giuriaci, se non la smetti, ti mando a zappare nei campi. Sì, mio prete, scappiamo via insieme. Dissodami la zolla. Senti, pietà. Soldi. Dunque, mia signora. Ma certo, ti offrirò i vini più prelibati delle mie cantine. Vengo subito a prenderli. Giuriaci? Sì. Dove stai andando? Vengo anch'io. No, tu no. Tu ti metti fuori dal palazzo e stai attento che non entri nessuno. E va bene, prezzo. Tanto a me il vino neanche piace, fai passare! Davanti al palazzo mi hanno lasciato come una servetta qualunque. Ah, ma prima o poi mi sente? Deve solo provarci poi a chiedermi le solite cose. Giulia, ci ho famina, fammi dattere un momento sbattuto. Ma fatelo sbattere, dai, lo metto alle 3 di notte, è ingrato. E come abbiamo passato il giorno del nostro anniversario, il giorno della mia assunzione, l'abbiamo passato a fare la conta delle decime arrivate dalla campagna, tutto il giorno tra sacchi di legumi e barche e coperti di merda. Io lo odio, l'odore dei poveri. Sua Altezza Ducale, il Duca di Atene. Gioite, poveracci. Molto bene, Duca. Siamo arrivati finalmente a Chiarenza e fin qui tutto chiaro. Ma spiegatemi una cosa, che minchia ci facciamo qui? Bella domanda. Grazie. Stupida ma bella. Stavo giocando a far centro nel tombino con i soldi, quando ho sentito due tombini più in là, due tizi che dicevano che qui a Chiarenza vi è la donna più bella del mondo. E sai com'è? Quando si tratta di cose belle, io voglio essere al topo. Scusate, abbiamo capito che Chiarenza è la terra dei cavalli. Dunque, dicevo, qui c'è la donna più bella del mondo. E tu vuoi essere al top. Esatto. E fin qui va tutto bene. Ma al momento al top mi sa che c'è il principe di Morea e si è portato la squinza nel castello e non penso che stiano giocando al burraco. Quindi, cosa facciamo? Dobbiamo penetrare le difese del palazzo. Lo vedi quello? Sì. È il servo del principe, si chiama Giuriaci. Deve essere una persona cattivissima. No, non è cattivo, solo un eunuco da guardia. Un eunuco da guardia? Ma morde? Vabbè, noi cosa ci facciamo? Io niente, ma tu devi fare in modo che ci lasci entrare. Ok, ok. Lo accoltelliamo e sfondiamo la porta. No, no, troppo sangue e rumore ci scoprirebbero. Lo randelliamo. No, facciamo così. Vai e proponigli una cosa a te. Poi tu porti via lui e io mi apparto con la ragazza. Ma così la sfonda lui a me la porta. Dai. Dio, ma per ora è proprio un tizio di merda. Ma anche tu leggi Topolino? Sì, ho tanto bisogno di qualcosina di un po' impegnato. Ma che c'è, che il nuovo numero 6969 non ce l'ho ancora. Io sono Eliodoros. Piacere, Eliodoros. Io sono il potente Giuriaci. Il potente Giuriaci?
Senti un po', potente Cipriaci, io non sono del posto. Tu conosci un posticino carino per fare le nanne? Ma scherzi, io sto proprio cercando qualcuno che voglia fare le nanne in un posticino caruccio. Lo vedi questo palazzo? Sì. È il mio albergo. Lilton Ciuliaci. Lilton Ciuliaci? Con casino e sauna in camera. Ed è tutto mio. Sì, la vedi quella porta in legno massiccio? Sì. È mia. Le colonne in marmo sono mie. I capitelli corinzi sono dei corinzi. I cento tavolo profumo del plastica sono miei. La servitù è mia. I gerani in giardino, li vedi quelli? Quelli li fanno cagare. Sono ma quanto costa una notte a Lilton Ciuliaci? Isidoros, caschi male. Parecchio, ma se vuoi possiamo accordarci per degli sconti. Sì, scontami tutto. Ah, ma se io porto un amico si moltiplicano anche gli sconti. Ma è ovvio, dov'è questo amico? Ma è proprio lì, il duca di Nicolaos. Nicolaos che petoraos. Allora, si fa festa? Ma certo, qui a Lilton Ciuliaci adoriamo le feste, forza, venite dentro. Questo fatto prese il duca un lume in mano e quello portò sopra il letto e chetamente tutta la donna la quale dormiva scoperse e riguardandola tutta la lodò sommamente se vestita gli era piaciuta oltre ad ogni comparazione ignuda gli piacque perché di più caldo disio accesosi con le mani ancora sanguinose accanto le si coricò e con lei tutta sonnocchiosa e credente che il prenze fosse, si giacque. Il servo è
Quis principe ammazzò. Chi lo sa? Io lo so. Lui lo sa. Io lo so, e basta cantare. Diciamo le cose in maniera chiara. Gente, ascoltate, è stato il duca ad Atene con un suo amico. Adesso scoppierà una gran guerra. Non abbiamo provato. Ma me sta sul cazzo cantare. Ma il patrimonio operistico italiano, Verdi, sa, ma perché no? Io odio i Verdi, odio i gialli, gli arancioni, i modani stanno anche sul cazzo. Ah, Rocco Hunt, Rocco Hunt. Ah, Emma Marrone, prossima scena, prossima scena. Ragazzi, dai, su, se non vuol cantare. Vabbè, prossima scena. Dichiara! Eh? Ah,
Hanno appena dichiarato guerra contro di noi. Ma prima di prendere una decisione sulla guerra, vorrei vedere questa donna che ti porti dietro da Fiorenza. Certo. Portate qui la ragazza! Ah beh, rispetto a mia sorella è tutta un'altra cosa. Bene, e ora alla guerra, uomini! Aristocrazia dell'epoca, come vedete, Raffaello, Costanzo, Atene, figli dell'imperatore, poi una guerra che porterà addirittura a entrare in mezzo un principe turco, che non sapevamo cosa c'entrasse, cosa non c'entrasse, però c'è anche lui. Alla fine la troveremo sola in un'ultima parte del viaggio che sarà molto interessante, perché si incontrerà a saltare una barriera, cioè addirittura dopo aver frequentato gli artigiani e l'alta corte si incontra con un vecchio. Passa la barriera dell'età, cosa molto interessante per buona parte del nostro pubblico, per capire che anche allora c'era una chance per tutti, diciamo. E Boccaccio quindi aveva intuito un problema tra tanti problemi contemporanei. Ma vorrei intanto far notare che la drammaturgia elaborata dai Cavabot su questi testi è filologica, nel senso che davvero la storia del Duca d'Atene è quella, cioè che ha un servo di nome Ciriaci. C'è un servo di nome Ciriaci che fa entrare con questo escamotage, con questo trucco, diciamo, di tipo eroico, con questo adescamento del servo gay da parte di un servo del duca, che viene poi strangolato con le sue stesse piume, e poi dopo, come leggendo il testo, abbiano rielaborato proprio passo passo la partenza di Costanzo, ma è interessante anche drammaturgicamente come abbiano trasformato, pregio di dire, la figura di Manovello, come abbiano interpretato la figura di Manovello,
che ha suggerito loro questa, diciamo, questa astrazione, io credo, in tipo dadaista. Immagino che abbiano lavorato da quel punto di vista lì, che non sia solo una stronzata che gli è venuta in mente, ma che ci sia una sostanza, perché dietro ogni sciocchezza ci sono delle profonde sostanze, magari dimenticate, che riaffiorano. Ma noi adesso non continueremo, cioè, c'è una domanda che viene fuori da questo, da ciò che abbiamo visto, ma se è vero che le donne non sono... Sono più potenti degli uomini. Gli uomini sono tutti così coglioni, sono tutti così sciocchi, sono tutti così narcisi, così accecati da se stessi. No, ci sono anche dei veri gentiluomini, e a questi va reso onore con un altro canto che stavolta non eseguirò io, eseguiranno loro, ma che è una storia. La storia di Federigo degli Alberighi, più nota questa rispetto ad altre storie. Federigo, detta brevissimamente per rendere decifrabile il canto, è un gentiluomo fiorentino. E ama disperatamente una donna, Madonna Giovanna, e ama anche un animale, un falco, un falcone. A quei tempi la falconeria era una grandissima voga, e col falco, che era in qualche modo corrispettivo della propria personalità, della propria anima, si divertivano molto, Federico amava questo suo falcone al punto di passarci intere giornate, intere settimane. Il falcone, tolto il cappuccio, andava, prendeva la preda, la riportava al padrone. La signora Giovanna, come abbiamo detto, non sta alla corte di Federico, sposa un altro uomo, non solo, ma ne ha anche un figlio. Lui continua a amarla, ma da gentiluomo qual è, non le dà nessun fastidio, non usa il suo potere per inseguirla. E lei, cortesemente, sapendo che Federico la ama disperatamente, fa di tutto per non incontrarlo. Si rispettano da gentiluomo. Federico degli Alberighi ha un tracollo finanziario, anche a quei tempi c'erano le crisi, vestì male, via dicendo, e si trova in estrema povertà. Ha soltanto come unica ricchezza il suo falcone, che è un po' il suo alter ego, e si ritira in miseria assoluta e profonda in una stamberga, in un piccolo suo possedimento dalle parti di Prato, la stessa terra di Madonna Filippa, per inciso. Il possedimento di Federico, che vive in questa stamberga, di zucchini, di melanzane, ogni tanto di qualche proteina che gli prende il falco, qualche lepre, qualche colomba, confina coi territori di proprietà della signora Giovanna e del marito della signora. La signora Giovanna lo sa, ma non incontra mai Federico. Chi incontra invece Federico? Chi è? Il figlioletto, che ormai ha 7-8 anni, della signora Giovanna, che si innamora non tanto di Federico quanto di questo falcone. Si sa che i fanciulli piacciono queste cose. Si innamora del falcone, parla con Federico, Federico ci parla, ma non fa niente per usare il figlio per raggiungere la madre, pur comando questo amore terribile. E un giorno, come in tutte le storie belle del Medioevo, che succede? Che il figlio si ammala, con una febbre medievale violentissima, 47 gradi addirittura, pare fosse, e sta lì quasi agonizzante e chiede alla mamma una cosa che forse alleggerirebbe il suo febbricitare. E come può una madre dire di no? E il bambino cosa chiede? Chiede il falcone, che gli sia portato lì quel falcone che lui amava così tanto, per carezzarlo, per lisciarlo, per vederlo. La mamma, pensando che ciò possa giovargli, fa un passo che non avrebbe mai sognato di fare. Manda una sua servente a dire a Federico, che sa bene dove abita, che il giorno dopo verrà a incontrarlo a pranzo perché deve chiedergli una cosa importante. Federico, quando arriva la servente che gli comunica che la donna della sua figlia, che ha passato tutti quegli anni, va bene, in desiderio vuole incontrarlo, guarda, entra la sua casa vecchia, dice, ma come posso accoglierla qui, però se mi vuole parlare, come posso dirgli no, devo perlomeno accoglierla, ma cosa hai dato da mangiare, un zucchino, una crota, non è possibile, non ho niente da offrire, e vedi il falcone. E gli darà da mangiare il falcone, lo cucina come fosse un fagiano e glielo presenta. Arriva la signora, mangia il fagiano, che crede essere invece un falcone, e poi domanda a Federico il falcone medesimo per il figlio. Federico comincia a piangere e dice, Madonna, l'avete testé mangiato. E la signora si commuove anch'essa, capisce che quest'uomo le ha offerto qualcosa di ben più di un piatto, ma è il suo stesso cuore. Fa tesoro della lezione, torna a casa e, come in tutte le belle storie del Medioevo, il fanciullo si riprende e invece muore il marito di Madonna Giovanna. Quindi i fratelli devono risposarla, non vogliono inizialmente sposarla a Federico, ma lei dice o a Federico o a nessuno. E così vissero felici e contenti e si sposarono. Tutti furono felici, salvo un personaggio, il falcone. Noi quindi racconteremo questa storia dal punto di vista del falcone.
sempre detto di rimanere coi piedi per terra, ma noi abbiamo voluto spiccare il volo. Mio nonno, prima di morire, mi disse... Era il verso di un falco bellemino. E da quel giorno che ci chiamiamo... The Falcons. Con il falcone, codice 03, The Falcons! Un colpo d'ali ed ecco in mezzo al cielo, guarda il falcone come trane volo. Un colpo d'ali ed ecco in mezzo al cielo, guarda il falcone come trane volo. Buongiorno, sono il falcone di Federico degli Alberighi, innamorato di donna Giovanna. Ma lei non se lo fila e sposa un suo rivale, e il nostro ci rimane molto male. Ha speso quasi tutto, ma per consolazione almeno gli rimane il suo falcone. Un colpo d'ali ed ecco in mezzo al cielo, guarda il falcone come plane volo. Il povero Federico ha un tracollo finanziario ed ecco siamo venuti qui in campagna, e vive in povertà dei frutti del suo orto e della selvaggina che gli porta. Ma proprio qui vicino chi viene a villeggiare, la donna che l'ha fatto innamorare. Un colpo d'ali ed ecco in mezzo al cielo, guarda il falcone come senta solo. Donna tiene un figlio, un giovinetto stolto, al quale devo dire piace molto. Mi guarda in mezzo al campo mentre veleggio in alto, frullando in mezzo a un cielo di cobalto. Però ad un certo punto non ce l'ho più trovato, ed ho sentito dire che è malato. Un colpo d'ali, vedendo in mezzo al cielo, e volo sulla rocca e sul Carmelo. Guarda la signora che va dal mio padrone, che non l'aveva fatto fino ad ora. Ascolto dal mio trespolo fingendo indifferenza, gli dice che domani viene a pranzo. Accenna una faccenda piuttosto misteriosa, dice che dovrà chiedergli qualcosa. Un colpo d'ali, vedendo in mezzo al cielo, guarda il falcone, fulmine leggero. Deve essere divertente vederlo cucinare, in casa non c'è niente da mangiare. Voglio vedere la faccia davanti a un piatto vuoto, con dentro due zucchine e una carota. Si aggira per la stanza con un coltello in mano, chissà perché mi guarda in modo strano. Cielo blu cobalto, in questo eterno maggio, a voi laggiù ripeto il mio messaggio. Van bene le novelle degli orchi e delle fate, ma con le bestie non esagerate. E mettermi allo spiedo fu un gesto da ribaldo, dite a quello stanza di Gerardo! Entriamo nella ultima parte, in pratica, nella conclusione del viaggio, che come vedete si sposta sempre più verso est, che finirà, come tutte le belle storie, al sultano, al padre, la tia racconterà una storia che somiglia molto a quella che abbiamo visto, ma trasformata, dove ci sono aggressioni, ci sono pie suole, dove ci sono navi pericolosissime, ci sono monasteri, ecco, quindi
cambiando la storia, fino anche perché il motto di questa novella è bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. Questo è il proverbio che concluderà la novella, che è un bellissimo proverbio che viene detto nel Falstaff da Verdi, ma in realtà succede che è un proverbio del 1300, pensavo fosse una cosa ottocentesca. Quindi l'amore si rinnova costantemente, niente si consuma in amore. Il nostro viaggio che ci porterà a questa felice conclusione ha ancora adesso un passaggio critico, cioè quel salto di generazioni che dicevo prima, addirittura un sessantenne che parla la stessa lingua di Alatier e poi dopo l'amico del cuore del sessantenne che aveva giurato di non fare niente di più che non accompagnarlo al proprio padre. Vediamo dunque questo viaggio che ci raccontano i cantastorie sempre. Non so più che pensare, che pazienza, questa storia è pura demenza. Si combatte una guerra oltre mare, e la donna un returco rapì. Sì, la donna un returco rapì, torno in guerra. Ho sognato che mi trai
mai ad avere dei figli. No, io ho capito dove vuoi andare a parare e te lo puoi dimenticare, caro. Non ti piacerebbe se io e te avessimo dei piccoli antiochi, delle piccole alacchiere? Certo, ma c'è un piccolo problemino. Decrepito come sei, se anche mi metti incinta ci nasce un pupo di 40 anni e passa. È permesso, eh? Ho trovato la porta aperta e sono in giallo. Antioco! Ma non ti ricordi di me, Antioco? Sono il tuo amico, cazzo, Costantino! Oh, Costantino! Antioco! Hai ricevuto il mio messaggio! Cazzo, sì, sono venuto! Alla Tiel, questo è Costantino, il mio migliore amico. Ah, di buongiorno al signore, dai la mano da brava! Buongiorno da brava! Da bravissima, cazzo! Niente, Brass, ti posso aiutare volentieri, eh? Si tratta di lei. Di lei? A me non resta molto tempo da vivere. E voglio che quando io non ci sarò più, tu te ne prenda cura e che la tratti come una figlia. Come una figlia non la posso trattare, eh? Se vuoi come mia sorella. Che mi tratterà come fossi sua sorella, però io posso... Ho dubbio su come le tratta le sorelle. Ma quale morire, ma tu cambi cent'anni, tu ci ammazzi tutti, ma... Ma ti ricordi quando eravamo a Reggio Calabria, va? Eravamo a Reggio Calabria da piccolini, ma siamo stati amici d'infanzia. E rubavamo la sedia a rotella a nonna, va? E lui voleva fare il torero, va? La corrida, va? Dietro il coso, va? Preparati, va? Fai il toro, fai il toro! Fai il toro con le corna, preparati! Vai, Daniele, cazzo, che lo facciamo divertire almeno, va? Preparati! Fai il toro, cazzo! Fai il toro! Preparati, va! Gira, gira tutte le sedie a rotelle, va! Vai! Che bello, va! Eravamo piccolini, va? Mi ricordo che a Sibari rubavamo la sedia a rotelle allo zio Giovanni. Ah, sì, mi ricordo. E tu volevi fare a Tex Wheeler, ti ricordi? Sì. Ma vai, fa l'indiano, va! Fa l'indiano! Spara! Spara i civili! Vai! Non aver paura! Sparati! Sparati! Bei tempi, va! Quando eravamo piccolini, la messa a terra. Rubavamo... Ti ricordi, va? Mi sembra che non ricoglionito, va? Rubavamo la sedia a rotella al nonno Giovanni, va? E tu volevi fare alla Formula 1, volevi fare, ti ricordi? Fai Schumacher, va! Vabbè, che cazzo, vai a lotto, va! Preparati, va! 3, 2, 1, partenza, tira! Picard! Picard, vai a presa, vai a basso, va! Visto, visto, visto! Vai che siamo all'arrivo, va! Arriva! Quando eravamo piccolini, io... Ne combinavamo di tutti i colori, va. È morto. Ma vai, bel personaggio, va. No, no, è morto. Culo, la razza è sua. Io mi reggio senza alcun fallo venirmi. Il vero è che di una cosa contentissimo muoio. E pur dovendo morire, mi reggio morire nelle braccia delle due persone le quali più amo, cioè nelle tue, mio carissimo amico, e in quelle di questa donna. E perciò, carissimo amico, io ti prego, se gli avviene che io muoia, le mie cose, lei, a te siano raccomandate. E a te, bellissima donna, prego, che dopo la mia morte né non dimentichi, a ciò che io di là vantarmi possa, che di qua amato sia dalla più bella donna che formata fosse dalla natura. Se di queste due cose mi darete speranza, senza alcun dubbio me ne andrò consolato. E non passò guari che Antioco venne a morte. E dopo averlo onorevolmente seppellito, il mercante
decise di ripartire per città e domandò alla donna cosa intendesse fare. La donna rispose che se lui avesse onorato la prescelta di Antioco di trattarla come una sorella, volentieri sarebbe andata con lui. Il mercante disse che sì e, saliti sulla nave, disse al capitano che le varie aggressioni che erano marito e moglie. Il capitano concesse loro un piccolo alloggio con un piccolo e stretto lettuccio. E durante il viaggio verso Cipro, per il mare, per le forze del buio e del letto che non son picciole, insieme, senza averne intendimento, fecero parentale. E giunti a Cipro, più tempo alla Tiel col mercante si stette. E siamo a 7. Sette. E che ci posso fare se c'è traffico, vai? Che traffico, altro fa. Magari avresti da riportarmi a casa, visto che l'hai promesso al tuo amico morto. Ormai che l'è morto, non è stata colpa mia, eh. Comunque adesso non ti preoccupare, è la mia donna, deve stare a casa. Deve preparare gli arancini, le manzane, le cose, e deve preservare la sua virtù. Sulla nave non ti sei preoccupato troppo della mia virtù, però. Ma quella mica è colpa mia, quelle sono le onde, va. E su, e giù, e su, e giù, e su, e giù. Sempre la solita storia, eh? Tu cambi sempre argomento, però aggiungo è sempre quello. Mi stai dicendo che non partiremo mai da qui perché della promessa fatta al tuo amico morto non interessa niente. Ma visto che ormai è morto, non lascialo stare, va. Però è morto. Ho capito che è morto, ma non è che se lo ripeti tre volte quello risuscita, cazzo. Adesso perdonami, ma devo andare a fare un lavoretto, va. Andare a scommettere sui cavalli non è un lavoro. Quello l'ho fatto ieri, dai. Beh, allora andare a pesca di tonni con la tua non è un lavoro. Venerdì ci vado, va. E oggi cos'è? Mercoledì è il giorno in cui rubi l'elemosina ai poveri mendicanti ciechi. Non è un lavoro neanche quello. Alla tiel, ma perché una volta non ti fai i cazzi tua, va? No. Signor Sultano, mi preme di informarla che il nostro governo ha classificato le strade di Cipro come zona pericolosa di classe 3. Io non mi ricordo mai la classificazione delle zone pericolose. Cos'è il 3? Zona pericolosa di classe 3, ambiente con possibilità di aggressioni con armi improprie, quali calci, pugni, sputazzi e insulti di stampo leghista. Bravo, te ne sai, bravo, complimenti. No, io comunque non scendo in strada, mi mangio un kebab. Signor Vice Sultano, mi preme di informarla che il nostro governo ha classificato il kebab come pietanza pericolosa di classe 5. Cioè? Pietanza di classe 5, pietanza straniera non eccessivamente speziata, ma di difficile digestione. Bravo, sempre sul testo, ehi, scusi, ma, ehi, diga. Ho sentito che lei parla fluentemente l'arabo. Fluentemente? E con spiccato accento babilonese. Perché non si sente l'arabo? Signor Vice Sultano, mi preme di informarla che la punzella è stata classificata dal nostro governo come squinzia non ordinaria di classe 1. Una toppa fotonica, ma probabile portatrice sana di herpes genitale. Mai coperta. Ferma! Vieni qua, Chieva. Alla Chieva. Con tutto il resto. Sì! Sei anche lì, ma come stai? E sono viva, ma perché nessuno è venuto a cercare? Ma che, noi siamo qui appunto per quello, no? Cioè, tuo padre è impazzito quando non abbia avuto due notizie, che scherzi. Immagino. E mia madre come sta? Le sono mancata un pochino. Mia madre! Non so, c'ha 36 mogli tuo padre, come faccio a sapere qual è tua madre? Come sei arrivata in Cipro? Ah, una storia lunghissima e molto, molto, molto imbarazzante. Sì, però ti vedo un po' smunta, sai? Sì. Margherita, sì, un po' sbattuta anche, vero? Un po' sì, c'hai certe occhiaie, ma dormi, vai là. Tutta la lingua bianca, pure il fegato, tu hai cominciato a bere, di là del rispetto. Signor Vice Sultano, mi preme di informarla che forse abbiamo capito a chi attribuire le disgrazie avvenute negli ultimi mesi. Guardiamo. Questo è un dossier su di me. Beh, non sappiamo ancora se attribuire tutte queste informazioni a te soltanto, ma sai, ho fatto il mio lavoro, sto facendo le mie indagini. Dovresti rispondermi a un paio di domandine. Dunque, la tua nave
è salpata il venerdì 7 del giugno di 3 anni fa, è corretto? Beh sì, era giugno, ma non ricordo esattamente. Risposta breve, niente premesse! Fai venire un infarto, puoi rilassare un secondo a mano che sei calecca? Ecco. Allora, dicevo... Signor Vice Sultano, mi preme la necessità di informarla che sempre ho necessità di rilassarmi anche... No, non mi guardare con un cucciolo di lava, perché gli ho finiti. Allora, abbiamo notizie di una tempesta. Ha fatto naufragare una nave al largo di Maiorca. Notizie anche di un tale Pericone morto ammazzato da suo fratello. È stato via ad accogliermi in casa? Ah sì, abbiamo delle informazioni riguardo a questo Pericone ben avvertito della peggior specie. Immagino che abbia chiesto i tuoi favori. Porco schifoso degenerato, e tu da gran signora gli hai rifiutati come si conviene a una principessa? Assolutamente no. Io qua lascio uno spazietto in bianco, allora. Penso che ci saranno diversi spazi da lasciare in bianco. Fammi capire, perché abbiamo informazioni riguardo al cadavere di un tale malato, che era il fratello di Pericone. Pure lui? Sì, però rispetto al fratello maggiore. Dalle mie informazioni non risulta, comunque. Allora, il corner di Chiarenza ci ha inviato il referto delle autopsie fatte a due fratelli genovesi. Tutti e due? No, uno era già morto. Al momento dell'atto era già morto? Non lo voglio sapere, non voglio indagare oltre. L'intelligenza di Chiarenza ci ha inviato delle informazioni riguardo al principe di Morea. Lo stallone. Pure lui, alla fine, ma una persona senza gusto. Ma no, aspetta, che mi fammi capire, quindi poi anche chi è? Il Duca d'Atene. Pure lui, con quel nome di merda, hai visto che si chiama? È nobile. Sì, ma è nobile, ma la zia è santo cielo, ma non hai un minimo di standard. Ma quindi poi anche il cognato di questo tizio. Quel tizio là che non sa stare in piedi. Santo cielo, ma quindi poi anche Antiloco, quel vecchiaccio, il servo del re dei turchi. Ha 66 anni! Ma dimmi com'è stato fisicamente possibile? Come? Si può. Quindi poi anche il suo amico, quel pescivendolo schifoso della carrozzina con le macchie di rugno. Già portato a catalogo? Ho capito, ma la zia è... Che su, che c'è la nave! Tutti quanti! Guardie! Guardie! Sì, signore! Facciamo sparire questi documenti. Ci ha fatto una bella avventura, così? Sì, è vero, mi sono divertita. Però io a mio padre che cosa dico? Non ti posso raccontare tutto. Cioè, niente di quello che hai raccontato a me sicuramente, ecco, guarda. Piano di fuga C. Piano di fuga C! Cosa fare nel caso la tia sia viva e l'abbia data via come se non fosse sua? Mi fa... Vedrai che se io ti leggo il gioco andrà tutto alla grande. Ma sul serio? Ma nessuno potrà mai credere a una roba del genere. Tuo padre che crede alle chiromantiche delle vendite, dai. Nel porto c'è una nave, la nostra nave, portiamo noi a Babilonia. Fammi strada. Signori, se vi lasciate sfuggire una parola di questa conversazione con chiunque, vi somministro personalmente un clistere di piombo fuso, chiaro? Richiesta ufficiale di classe A2. Cioè? Meglio fare come dice lui. Alachiella, coraggiosa e bella, vuol traversare tutte le frontiere e si giacette con il vecchiarello per amore oppure per piacere. E il vecchiarello cominciò a capire che si sentiva in punto di morire e moribondo la lasciò in erede ad un amico di sicura fede. Gli disse: amico, quando sarò morto, portate in salvo questo dolce viso, per amor mio la condurrete in porto e pregherò per voi dal paradiso. L'altro giurò sull'ultimo respiro e ripartirono con un veliero e per tener lontane l'altro i voglie finsero d'essere marito e moglie. Nelle vertigini del mare mosso il letto stretto li vuole abbracciati e a rotolarsi non volendo addosso si fecero davvero parentali. Ed arrivata all'isola di Chio, che cosa fosse lo sa solo Dio, e Dio decise per sua maggior gloria di mettere una fine a questa storia. E volle che passasse nei paraggi un consigliere del padre sultano. Alachiello vide da lontano e manco poco gli svenisse in braccio. Il consigliere allora abbracciò forte la principessa che credeva morta, che adesso finalmente può parlare, ma non sapeva cosa raccontare.
che mentre diceva l'avventura di quei 3 anni di sangue e d'amore, si disperava perché era sicura di non poterlo dire al genitore. Il consigliere ci pensò un momento e poi gli disse: ascolti i miei consigli, se non puoi dire tutto l'argomento, direi qualcosa che mi rassomigli. Apprezzano stesse cose che apprezziamo noi, eh? Sì,
magari con meno spezie ma stesse cose. E adesso voglio vedervi festeggiare. Ma prima, ti ricordi del Garbo? 3 anni che ti aspetta. Che ne dici? Gli scriviamo letterina e gli diciamo che sei tornata vergine? Ma certo! Vai bene, tavolino! Veloci, veloci! Scriviamo letterina al re del Garbo! E scriviamola! Ecco! Pronti? No, pronti no! Vice Sultano, scrivi! Un momento, un momento! Vice Sultano, adesso scrivi! Sì, scrivo, scrivo, però cosa scrivo? Adesso ti dico! Adesso ti dico, scrivi! Ma no! Adesso iniziamo! Ah. Noi! Noi chi? Sultano d'antica Babilonia! Naturale maestà, come il Papa, no? Bravo, come il Papa! Noi, Sultano d'antico Babilonia! No. E poi? Magari mia figlia è tornata a casa sana e salva! Ma certo! Mia figlia è tornata a casa sana e salva! 2 volte lo scrivo. È importante, eh? E senza herpes genitale! Giusto! Tornata, herpes, anche 3! Dal momento che vostra Altezza, Altezza non ha ancora sposato. No, no, nemmeno sposato con Altezza non va bene. È maschile o femminile Altezza? Maschile, maschile. Però l'Altezza è femminile, quindi dovrebbe essere sposata. Al momento che vostra Altezza non è ancora sposata su un uomo maschile. Vado a prendere il dizionario. Ce l'ho! Dal momento che vostra Altezza non ha ancora preso moglie. Oh, bravo, bravo. Ci domandiamo. Noi pluralismi di stati, se fosse intenzionato a pezzo. Bravo. Se avesse ancora intenzione di prendere in sposa mia figlia. Mia figlia. Mia figlia. Mia figlia. Mia, la vostra, chi sono? Io mi chiedo, lei è il piccolo Tobia. No, nel senso nostra, perché mia diventa nostra col plurale maestà. Ah, lo sono convinto, ma sì. Ciao, ciao, antico sultano, ciao. 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 Vabbè, rispettosi ossequi, antico sultano di Babilonia. Sì, la firmetta pedaloso. Ma quello del cazzo, va. Firmetta. Ok, un'altra qui. Sigla è data? Perfetto, grazie. La penna è Garelli. La penna, sultano. Ah, e adesso voglio vedervi danzare! Come le zingare del deserto, prendi questa mano, via! Ma dai, alla zia, ma cosa vuoi? Abbiamo convinto quel pauco di tuo padre che sei ancora vergine. Ma quello che hai fatto? Abbiamo anche ricombinato il matrimonio con Re del Garbo, ma che altro vuoi? Cin cin? Giunsero infine dopo qualche giorno a Babilonia, e il sultano veniva a folla fino da lontano a festeggiare questo suo ritorno. Ed il sultano se la strinse al petto e disse alla chiesa ritornata, e dopo disse alla sia benedetto, adesso dimmi un po' dove sei stata. E nel silenzio di tutta la corte, alla tierna aveva la sua sventura, di come in naufraga teme la morte, e restò sola in preda alla paura, ma la raccolse un prode cavaliere, che la portò nel santo monastero, dove la santa corte venerava, il culto di San Crescimballe cava. E con le monache rimase chiusa a venerarlo, con carezze e canti, finché passarono dei religiosi, diretti al luogo del sepolcro santo. E nel viaggio all'isola di Chio, si fece poi la volontà di Dio, che dopo averla mantenuta in vita, la riportò da dove era partita. E fu così che la fanciulla bella, che 10.000 volte era giaciuta, con molti uomini venne spedita, di nuovo al re del Garbo per Puzzella, e quest'ultimo colpo di fortuna vale il proverbio che ci rassicura, bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. Se rinnova come fa la luna, bocca baciata non perde ventura, quindi bisogna non aver paura quando ci viene contro la sfortuna. A voi perdute nella notte scura,
alla tien ripeti ad una, bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna. Dai, dai, dai. Grazie.